Questa paziente viene alla nostra osservazione per un caso di alluce rigido. Ricordiamo che l'alluce normalmente dovrebbe raggiungere i 90 gradi, mentre a sinistra si vede una limitazione del movimento. Nonostante questa limitazione, l'alluce riesce ad accompagnare le altre dita nel passo. Questa flessibilità è molto importante perché l'organismo non tollera che le dita esterne si possano dorsiflettere, andare in estensione e l'alluce non accompagna. Questo l'organismo non lo tollera, che è esattamente quello che succede in questo piede. Ecco, questo piede si vede l'esostosi, si vede lo sperone osseo che c'è dovuto all'artrosi, lo sperone osseo in sede dorsale e si vede che l'alluce è praticamente bloccato. Non si muove, non si estende. Per cui la luce non si muove durante la deambulazione e non accompagna le altre dita che vanno in estensione. Questa differenza di comportamento fa impazzire l'organismo. Questo è uno dei problemi più importanti dell'alluce rigido, e cioè la differenza di comportamento tra le dita esterne e l'alluce. Il piede letteralmente non sa come comportarsi ad ogni passo perché questo rimane rigido e queste si muovono agevolmente. La cosa che succede è che l'alluce non si muove e il piede si gira lateralmente per sormontare questo ostacolo. Nel passo, nella deambulazione, l'alluce non si estende e per poter procedere il piede si gira verso l'esterno. Le dita si muovono, il primo dito no, ma questo causa la metatarsalgia, che è l'altro problema dei pazienti dell'alluce valgo. I pazienti con l'alluce rigido, quindi non alluce valgo, alluce rigido, soffrono per la metatarsalgia perché il piede si gira verso l'esterno e si deambula lungo il bordo esterno del piede. Quindi l'alluce rigido è un problema di artrosi dell'articolazione, ma un problema più complesso che riguarda tutta l'articolazione, tutto il procedimento della deambulazione.